Ero qui per presentarvi, non è il momento, per presentarvi una fiction, grazie Ronnie e Christian. Ora presentarvi una fiction bellissima con un interprete d'eccezione, tra poco sui nostri schermi, si chiama Ammazza che gente, vediamola. Buonasera, sono Gaslini, le ho telefonato prima. Sì, buonasera, benvenuto, si accomodi. Grazie. È qui per l'assassinio, giusto? Allora, come vi dicevo, sono un killer professionista. Sì. E devo assassinarla. Ah, posso ecco. Intanto cominciare? Che notizia. No, prego, prego. Senta, se intanto mi firma la liberatoria. Volentieri, grazie, certo. Grazie, molto gentile. Volentierissimo, ecco qua. Senta, mi scusi, ma non le offro niente, neanche un tè, una cosa? Niente, come se avessi accettato, veramente. Ma una cosa io gliela preparo. Davvero, veramente, ho tanti di quegli omicidi, veramente c'ho un lavoro fino a qui. Però guardi che è un lavoro che dà delle soddisfazioni suo, Mica tanto, certe volte. No. Sì, perché l'amicizia muore subito. Ha capito? La battuta carina è fortissimo, questo è fortissimo, muore subito, fortissimo. Va bene, senta, ma mi scusi, una curiosità. Sì. Chi le ha commissionato questo omicidio? No, segreto professionale, non Ma, no. Mi scusi, ma tanto dopo chi vuole che lo dica? Adesso le faccio tre nomi e mi dice se ne ha azzeccato almeno uno dei tre. Allora, mia sorella, mio figlio, il mio ex capo. Suo figlio quale? Quello psicopatico. Allora siamo nella terna. È Giacomino, lo sapevo col buono a nulla, guarda. No, io non ho detto niente. Ma guardi, una mamma queste cose se le sente. Vabbè, senta, come intende procedere? Con quale tecnica? La mia specialità. Sì. Strangolamento. Ottimo. Perché non si sporca, non c'è sangue, insomma io la pulizia innanzitutto secondo me. Sì, sì, ma sai che le dico parole sante, C'è gente che invece ammazza, fa sangue, veramente cose. Sporcizia, cosa, ma non c'è più professionalità, no, si no, fanno queste cose orrende. Anch'io intendo strangolarla. Anche lei? Sì. E cosa le ho fatto di male io? No, niente, per carità, è che anch'io sono come lei, sono... Lei è un killer professionista? No! No, io sono serial killer. Lei uccide per lavoro, io lo faccio proprio per una mia devianza, per passione, una passione. Ma che bello! Quali sono le sue vittime? Per curiosità, non è altro. Guardi, mi dispiace anche dirglielo perché uccido solo killer professionisti. Cioè, quindi me? Sì. È incredibile! Cioè io sono qui per strangolare e vengo strangolato! È molto divertente questa cosa, veramente curiosa. Succede questo, un mondo alla rovescia. Io starei qui le ore a parlare con lei, però mi creda, il lavoro è... Lavoro! E allora, senta, al tre. Al tre. Facciamo al tre. Sì? Uno, due, tre. Via! Via! Che? Ah, il telefono! Scusi. Scusi, Io devo spegnerlo quando lavoro, però purtroppo... Pronto? Come? In che senso radiato? Ma scherziamo? Radiato! Problemi? Niente, non sono più nell'albo dei killer professionisti. Ma sono cancellato dall'annuario. Ma perché? Foto, curriculum, tutto cancellato. Ma perché? Perché ho dimenticato di pagare la quota annuale. Scadeva a marzo. Ma che burocrati maledetti. Ma dopo vent'anni di lavoro, vent'anni che ammazzi le persone senza fare neanche un reclamo, niente proprio. Ma sono questo è veramente uno schifo. È un magna magna, guarda. Però lei la fa facile perché tanto lei è un serial killer, c'ha la sua devianza, non c'ha la federazione sul collo che ti... quando sta... Però non mi reagisca così adesso, No, non Gaslini, non mi reagisca così, stia tranquillo, stia calmo, venga, no, il naso, cucciolone, venga su, aspetti, adesso soffiamo il nasino, più forte, il signor Gaslini non piange più, è così buona, mi strangoli, no, non posso più, perché? Perché l'hanno radiata, capisce? Adesso non è più killer professionista, come faccio io? Allora mi strangolo io. No. Mi strangolo io con la corda. Gaslini, l'ho fatto tante non volte. Faccia pazzie, per favore, Non, se non ciao, sono ma. Io... Buongiorno, signor Gaslini. Senti, ciao, con te dobbiamo fare i io ti prendo a scolaccioni, guarda. Ma che... Hai capito? Che fai? Ti prendo a scolaccioni. Gaslini, non faccia pazzie, per favore. Gaslini, attento al signor Gaslini, dagli anche un occhio, se ti prendo. Ma falla finita! Gaslini, per carità, non si butti di sotto che mi sporca il cortile. Un'altra magnifica fiction sui lavori, sui mestieri della gente. E allora, questa sera, signore e signori, è qui con noi Giulio Scarpati!
È davvero un onore averti qui con noi questa sera, è davvero un onore. Grazie. Giulio, tu sei un attore poliedrico che si divide tra cinema, teatro e televisione. Devo farti adesso allora una piccola intervista, ecco. Ah, ecco, già, un attore poliedrico si divide tra cinema, teatro e televisione. Qual è di queste tre la cosa che preferisci? Beh, l'ho già detto tante volte, l'importante è farle bene, sono tre molto importanti. Vabbè. Il teatro è dal vivo, insomma, tu mi chiederesti che progetti per il futuro, così, no? Sì. Ma tu stai leggendo l'intervista a Giancarlo Giannini? No, del marzo 1987, no, questa è una intervista standard della RAI. Ma non è che si possono fare interviste standard? Ma hanno data, che devo fare? Scusami, però le domande sono quelle. Assurdo, permetti? Sì, prego. Grandissimo. Bella, come stai? Come stai? Ma sei proprio forte, sei, e fai? Scusa, ma... No, prego. Sì. Guardavo dal monitor un po' due rughe mi sono venute, guarda, una qui e una qui. No, è che mi hanno dato l'intervista. Un po' vecchia come impostazione. Oh, ti devo ringraziare per quell'intervista nudi sul divano a testa in giù, bellissima, ma fantastica. Quello è lo standard. Giovane, sì, lo standard. Mi piacerebbe tanto parlare anche a me così giovane. Sì, no, lascia a Cesare quel che è di Cesare, magari poi c'è tempo. Allora, il tatuaggio? Tatuaggio del bassista di Segatura. E che non l'ho visto. Ah, vai così, un bufalo sulla nocca. Harry Davidson, così. Capito? No, siete troppo giovani. Ma senti, è una bella cosa, però secondo me andiamo a fare un'altra cosa. Paola, cara Paola.